Abbiamo lasciato Matteo Pelli dalla televisione svizzera italiana, ma anche tantissimo, anche radio televisione, RSI, insomma, diciamo ecco, così, va bene. Chiamiamola così che è meglio, con grande dispiacere anche degli italiani che anche se con grossa fatica continuano a guardare la TV svizzera, ti ritroviamo come direttore di Radio 3i, sì. Com'è questo cambio, insomma, di media? È stato un cambio molto interessante da un punto di vista lavorativo, cioè passare da un media all'altro media. Io non conoscevo benissimo la radio, in realtà mi ci sono trovato molto bene, sono andato a Radio 3i e ho deciso anche di condurre il mattino, quindi il morning show, praticamente la mattina apro io, dalle 7:30 alle 9, e la squadra soprattutto è una squadra molto giovane che ha voglia di fare, una struttura molto più piccola rispetto alla RSI, e questo è abbastanza una figata, nel senso che con le strutture più piccole puoi lavorare in maniera molto più agile, e questo per me è fondamentale. Cosa la si può ascoltare anche in Italia? Sì, in streaming o sulle app Radio 3i oppure sul sito, ormai sai che la radio ha una territorialità, ma in realtà grazie a internet questa è una delle cose positive.